cercare la bellezza della famiglia implica un grande ascolto, e l'ascolto non è un tempo prefissato. Ascoltare è proprio il tempo che si dedica alla comunicazione, che fa nascere la comunicazione, che dà ritmo alla comunicazione. Queste dimensioni devono essere tutte plasmate dall'ascolto. È sperimentando il vissuto delle famiglie che si può allargare lo sguardo sulla famiglia. E invece compito, credo, della comunicazione locale, della comunicazione in genere, è proprio quella di riuscire a far emergere la bellezza anche nelle difficoltà. Ma le famiglie in realtà sono il cuore della Chiesa, ci sanno raccontare la vitalità della fede, quindi mettersi in ascolto, trovare degli strumenti nuovi anche di contatto, di comunicazione con queste storie che spesso ci sfuggono, perché la bellezza in sé c'è, il problema è proprio far emergere questi germogli. No, stiamo vivendo questo processo sinodale proprio nell'ascolto delle famiglie, per far sì che la Chiesa possa realmente rispondere, prepararsi ad annunciare avendo ascoltato, quindi per sintonizzare il messaggio e poter rispondere alle domande che realmente ci vengono poste. Nei territori spesso la bellezza che riesce ad emergere con difficoltà. Siamo tutti dentro un mondo che comunica in modo molto interattivo, i social network. Spesso noi raccontiamo le cose senza dare la parola a quelli di cui parliamo, invece questa è una cosa che dobbiamo cercare di fare. Un comunicatore deve partire dall'ascolto, non soltanto da quello che devo dire io come comunicatore, ma quello che mi dicono gli altri, quello che mi dice la realtà. E da quell'ascolto posso far bene, far meglio il mio lavoro. Il primo atto da dover compiere è proprio quello di riuscire a percepire la bellezza e la fatica del pensare una comunicazione che sia anche maturata in un contesto familiare. Perché la Chiesa, quando annuncia, quando comunica, non dà solo informazioni, ma crea comunione, crea Chiesa. Questa è la vocazione più bella che i comunicatori possono accogliere nella comunità ecclesiale.